Ciao Goodlier, bentornato da Carlo. Bene, continuiamo con la descrizione delle schede madri che avevamo iniziato la volta scorsa. Infatti ci eravamo lasciati con le caratteristiche, a dir poco importanti dal punto di vista didattico, della configurazione del mio PC. Ma ricordo, dovrei soltanto prenderle in considerazione come approccio semplificato per confrontarli con la scelta del tuo computer, delle tue periferiche. Sei venuto quindi a conoscenza, la volta scorsa, della possibile scelta di processori in base alle due grandi aziende che le producono, Intel o AMD. Valutata l'azienda del tuo processore, dovrai scegliere la marca della motherboard, sempre trovando un compromesso tra le tue volontà di spesa e le prestazioni necessarie ai tuoi compiti. Appena avrai scelto la marca del processore da acquistare, potrai selezionare il modello della scheda madre in base alle varie marche e ai vari modelli stessi. Anche se ti sembrerà un percorso ad ostacoli, una volta acquisite comunque le nozioni basilari, potrai scegliere con relativa facilità e tranquillità l'accoppiata motherboard processore. Lo schema qui sotto riportato potrà forse chiarirti meglio la situazione. Bene, abbiamo visto che la CPU, quindi il processore, può essere costruito da due aziende, Intel e AMD. Allora tu avrai scelto il processore in base al tipo di famiglia. Una volta scelto questo processore dovrai scegliere la scheda madre. Può essere definita e costruita da varie aziende. La stessa azienda però può produrre vari modelli di scheda madre per il processore Intel e vari modelli di scheda madre per i processori AMD. C'è da aggiungere che una scheda madre definita per la linea AMD, quindi per il processore AMD, non potrà mai essere utilizzato per il processore Intel e viceversa. A sua volta ogni azienda che produce schede madri può creare diversi modelli della scheda madre in base alle caratteristiche e prezzo. Ma come è costituita una scheda madre? Beh, la parte più importante è definita con la sigla CPU socket, ossia lo zoccolo, dove sarà inserito il processore. Nei pressi dello zoccolo, accanto ad esso, sarà riportata una sigla che permette di rivelare i tipi di processori che può supportare. Anche qua la rete ci verrà enormemente in aiuto. Esistono diversi siti, te ne cito uno, CPU World, che ti permetterà non solo di individuare le caratteristiche di scheda madri o processori presenti in commercio, ma anche la capacità di selezionare il tipo di processore e il tipo di scheda madre da interfacciare all'interno del tuo computer. Una volta inserito il processore all'interno dello zoccolo, una levetta di serraggio permetterà di rendere sicuro l'alloggiamento del processore stesso. Al di sopra del processore troverai installata una ventola di raffreddamento che ormai ha raggiunto delle dimensioni notevoli viste le prestazioni dei processori stessi. Sulla scheda madre troverai tra l'altro uno o più spinotti bianchi di dimensioni diverse per alimentare i suoi circuiti. Uno è fornito di 4 piedini, mentre l'altro ne possiede 20. Può anche accadere, come nel caso di questa figura, che i due spinotti sono adiacenti quasi da formare un unico spinotto. Un altro tipo di collegamento che può individuare è l'alloggiamento per la RAM, la memoria, che sarà fondamentale per far accendere e lavorare il tuo computer. In base alla tipologia della RAM e quindi alle prestazioni della stessa, troverai più o meno slot e più o meno colori. Ogni slot avrà una guida di inserimento, quindi una tacca, che ti permetterà di evitare errori in fase di installazione per evitare danneggiamenti della scheda madre e o della memoria. Il numero di banche e quindi la quantità di RAM che può essere installata su un PC dipende esclusivamente dalle caratteristiche di quest'ultima, quindi della scheda madre. Sulla motherboard troverai una serie di connettori, porti, spinotti che serviranno per collegare varie periferiche. In futuro sarà mia cura descrivere in maniera molto dettagliata la presenza di questi spinotti, connettori che permetteranno di interfacciare il computer alle varie periferiche. Uno dei più diffusi è denominato come interfaccia IDE, che, anche se ormai vetusto, è ancora presente su certi schede madri. A questo connettore è possibile collegare quindi periferiche IDE, come hard disk, lettore o masterizzatore DVD. Il numero di connettori IDE presente sulla scheda madre può variare da 0 a 2. 0, non farti trarre in inganno, è riferito alle schede madri più recenti. Ogni singola interfaccia IDE, quindi ogni connettore IDE, può, tramite collegamenti opportuni, essere in grado di
pilotare fino a due periferiche. Quindi se la scheda madre presenta due connettori IDE, potrai collegare fino a quattro periferiche IDE, ad esempio due hard disk, un lettore o un masterizzatore DVD o CD. In presenza di più periferiche IDE, però, verrà assegnato un ordine di priorità delle stesse per evitare errori da parte del processore. Avrai un'interfaccia primaria, in inglese primary, e un'interfaccia secondaria, in inglese secondary. Ogni periferica relativa ad un'interfaccia IDE a sua volta dovrà avere una priorità in modo che il processore saprà riconoscerla e quindi comandarla. La principale, quindi, l'interfaccia IDE principale sarà definita con la sigla master, la secondaria invece si chiamerà slave. La priorità di queste periferiche IDE verrà definita in base alla posizione assunta da un ponticello ubicato nel retro della stessa e posizionato dall'installatore del computer, ossia da colui che assembla il tuo computer. Lo schema qui sotto potrà riassumere meglio il concetto. Quindi l'interfaccia IDE può presentare all'interno di un PC due slot, chiamato slot primario e slot secondario, quindi due spinotti, due sezioni. Su ogni spinotto, quindi su ogni connettore, posso collegare fino a due periferiche, la prima della quale è definita MAS, la seconda slave. Questa discriminazione avviene, come dicevo prima, da un ponticello ubicato dietro alla periferica stessa. Stesso discorso per lo slot numero 2. I computer più recenti, invece, non presentano quasi più l'interfaccia IDE, ma un'interfaccia denominata SATA. Ne troverai un numero sempre più crescente all'interno del PC. Andranno a sostituire le interfacce IDE in quanto garantiscono prestazioni e affidabilità notevolmente più elevate delle periferiche IDE. Ogni connettore SATA presenta sulla motherboard un numero che permetterà una migliore gestione della periferica stessa collegata. Altri tipi di periferiche che possono essere collegate alla scheda madre possono essere alloggiati sugli stessi grazie a un connettore chiamato PCI, PSI. Anche in questo caso troverai un numero di spinotti PSI variabile in base alla datazione della scheda madre. Infatti le più vecchie possederanno un numero relativamente ampio di queste periferiche, mentre le più recenti ne hanno un numero sempre minore, perché tecnologicamente superate. A questi connettori potrai collegare diverse periferiche, tipo schede audio, schede acquisizione video, porte USB, vecchie modem e così via. Il processo di evoluzione di questi collegamenti ha portato alla nascita delle interfacce PCI Express, utilizzabili per le schede video. Prima di questa ulteriore soluzione, le schede video venivano alloggiate negli zoccoli denominati AGP. Queste interfacce ormai stanno scomparendo proprio in virtù delle più performanti PCI Express. Una volta trattati velocemente i collegamenti non visibili e quindi interni al PC, andiamo a descrivere quelli visibili, quelli che permettono di collegare delle periferiche al PC direttamente dall'operatore. Qui, rappresentando in figura, puoi trovare alcuni tipi di interfacce. Ancora per poco, diciamo che potrai trovare sulle schede madre due connettori che permettono di collegare la tastiera e il mouse, diciamo così alla vecchia maniera. Questo tipo di connettore è definito con la sigla PS2, nulla a che vedere ovviamente con le console di gioco. Troverai un connettore di colore verde a cui collegare il mouse ed un connettore di colore viola a cui connetterai la tastiera. Con il tempo queste ultime interfacce andranno a scomparire in luogo delle sempre più frequenti e maggiori porte USB. A queste porte potrà infatti collegare moltissimi tipi di periferiche, quindi tipo stampanti, pendrive, hard disk esterni, chiavette USB e così via. Lo standard di questo collegamento ormai ha raggiunto una diffusione elevatissima. Nei pressi della porta USB potrai trovare l'interfaccia Ethernet, che a mio modo di vedere è lo spinotto più importante di tutti. Passami il termine, ma è quello che rende vivo un computer. Perché? Perché è ciò che trasforma una macchina elettronica tipo un PC in una lampada di Aladino, attraverso cui la creatività e la conoscenza possono sfociare in grandiosi progetti personali e per gli altri,
avrà intuito, credo, che sto parlando dell'interfaccia per il collegamento ad internet. Infatti potrai collegare a questo spinotto un modem o router per lasciarti navigare sulle onde di internet. Altri spinotti che puoi trovare sul lato della motherboard sono quelli dei collegamenti audio. Sono spinotti tipo jack, quelli per le cuffie. Ne troverai in numero variabile, minimo ne potrai trovare due. Uno sarà di colore verde chiaro, al quale potrai quindi collegare delle casse per ascoltare i suoni elaborati dal processore audio. L'altro sarà di colore rosa, al quale potrai collegare un microfono per poter registrare la tua voce, così come sto facendo io in questo momento, ed aggiungerla come sottofondo ad un video, oppure parlare in videoconferenza all'altro capo del mondo con un amico o un'altra persona. Altri spinotti simili permettono di collegare delle cuffie, il cui colore è verde bandiera, e un ulteriore ingresso audio ausiliare color celeste. Naturalmente potrai trovare molte altre interfacce sul retro del computer, ma questo dipenderà dal numero di periferiche che avrai installato all'interno del PC stesso. Quelle descritte fin qui sono le più diffuse in assoluto, ma ti ricordo che in futuro tratteremo in maniera più approfondita la vasta gamma dei possibili collegamenti. Nella prossima lezione ci accingeremo a conoscere il cervello del computer, ossia il processore. Non mi resta a questo punto, come al solito, di ringraziarti per l'attenzione. Un saluto, ciao, a presto da casa.